riconoscere se stessi riconoscendo l'altro, vivendo insieme all'altro, accettare se stessi, i propri limiti, le proprie difficoltà e continuare ugualmente a sapersi e sentirsi amati. A Castel di Sangro, la comunità Figlia di Sion, nata nel 2007, ha condiviso la gioia della vittoria di Matteo, che grazie al percorso comunitario ha sconfitto la droga e l'alcol. Questa è una comunità di recupero per tossicodipendenti, alcolismo, e gioco d'azzardo, disagio sociale e adulti in difficoltà, che comunque è perniata molto sul rapporto di famiglia. Tanto è vero che anche i responsabili che sono in comunità comunque mangiano allo stesso tavolino con noi, stanno con noi, non hanno le 8 ore e poi vanno a casa, cioè comunque sono sempre costantemente con noi, che cioè comunque abbiamo i nostri problemi, quindi noi veniamo qui portando i nostri problemi e veniamo aiutati attraverso i modi, diciamo, migliori e più precisi possibile per qualsiasi tipologia di persona. Ci impegniamo ogni giorno a vedere Gesù nel volto dell'altro. Crediamo quindi nelle persone, nelle loro capacità, nella loro buona volontà. Crediamo e sappiamo che si può mettere un punto e ricominciare. Si può uscire dalla sofferenza. La comunità e l'associazione generalmente si occupa di recupero e accoglienza di adulti in difficoltà, quindi tutte le persone che hanno avuto delle disgrazie nella vita, tipo alcol, droga, ludopatia e altri tipi di dipendenze. In questo luogo possono avere la possibilità di trovare, diciamo, un modo per recuperarsi, un modo per ritrovare se stessi, un modo per riprendere in mano la propria vita. Sicuramente valori sociali, valori anche spirituali a base dell'attività di recupero, quindi di riabilitazione degli ospiti, ed è un qualcosa che ci auguriamo che sia anche da stimolo, da esempio, perché insomma queste attività, queste strutture, queste organizzazioni che vivono di proprio, vivono di capacità auto-organizzativa, si autosostendono attraverso la produzione agricola, quindi hanno una fattoria, una cosa bellissima, quindi attraverso il rapporto con la natura, con tutto quello da cui ha origine la vita dell'uomo, in questo luogo si ripresenta in maniera autentica, vera, e consente a tante persone di riaprire un rapporto nuovo con la società e col mondo che purtroppo gli ha riservato qualche brutta sorpresa.